E giornata di derby a Casale sul Sile, dove si incontrano il Casale contro i Ricci del Omar Rugby Villorba. Parte il Villorba con una potente carica di Devidi. Arriva a muovere il pallone Luca Crosato, che serve i suoi avanti, si butta dentro Stefano Bernardi. Nuovamente Crosato, che cambia lato del pallone. Si decide di portare la palla al largo, una finta e poi si butta dentro Ludovico Banzato, la meta del Villorba. Trasforma da posizione angolata Crosato. Rimessa laterale per il Casale. La conquista con il Villorba che decide di attendere giù. Moll. L'arbitro chiama il primo stop. Porta fuori il pallone Vettorello. Prova a esplorare l'ampiezza del campo il Casale. Una carica in mezzo. Nuovamente Vettorello a muovere la palla al largo. Torna dentro il Casale. Due lati da attaccare, si trovano adesso in mezzo ai pali, provano ad andare di potenza, tiene la difesa del Villorba, ma poi il pick and go per la meta del Casale. A segno Lorenzo Zanella e Viotto trasforma. Pochi minuti dopo, Crosato segna la punizione. 10 a 7 per il Villorba e altra partita che si annuncia emozionantissima. Mischia e lotta tra le prime linee. Tira fuori il pallone Giovanni Vettorello. La carica dei centri con Edoardo Ceccato che riesce a rompere la linea difensiva del Villorba. Da terra da un ottimo flood. Continuità diretta del Casale. La palla che va subito fuori per andare ad esplorare l'ampiezza del campo. E poi un ultimo passaggio fino all'ala. Rientra Biasin, continua a spingere il Casale. Si torna a mettere in difficoltà la difesa del Villorba, che riesce però a riorganizzarsi bene. Una difesa in mezzo al campo, nulla di fatto per il Casale. Ottima sequenza difensiva del Villorba. Ma è ancora il Casale a spingere con una carica di Cavallaro, poi la palla portata fuori. C'è il break, il 2 contro 1, giocato alla meraviglia. Con Girotto che consegna l'assist meta per Morgan Lubiato, meta Casale. Arriverà poi anche la semplice trasformazione. 14 a 10. Rimessa laterale per il Villorba, la conquista. La palla che termina nelle mani di Stefano Bernardi. Attacca direttamente lui anche sfruttando un vantaggio. Il Villorba che si trova nei 5. Muove Luca Crosato, vero motorino di questa squadra in questa giornata di derby. Sempre Crosato che va a nutrire i suoi avanti. Le cariche. Fino al momento di aprire, andare ad esplorare l'ampiezza. Passaggio decisivo per la meta in bandierina. Meta di Terzariol e Crosato trasforma ancora dalla linea dell'out. Crosato is on fire. Villorba ancora in attacco. Crosato muove la palla al largo. Il passaggio di Bernardi. C'è la possibilità di andare al largo, di correre al largo. Si lamentano i giocatori del Villorba per un'azione irregolare del Casale. Il calcio è lungo e si torna sul vantaggio. Moll dei Ricci, spingono i gialloblu, spingono i gialloblu, fa fatica a contenere l'onda. Il Casale riesce a fermare l'avanzata del Villorba a pochi centimetri dalla linea di meta. E allora si andrà ad attaccare con una serie di pick and go fino a che la palla non viene allargata dal solito Crosato che va a cercare Ludovico Banzato. Un passaggio a scavalcare e Adam Adrian non si fa mettere paura dalla pressione. Serve un ultimo passaggio per la meta semplice semplice di Nicolò Basic. Il Villorba ha la palla in mano nella propria metà campo. Provano un'uscita alla mano per poi andare al calcio. La palla che viene stoppata. Il Casale ha un'opportunità importante, ma un intervento difensivo miracoloso del Villorba riesce a salvare la situazione. Non prendere meta, sarà solo punizione. Il Casale la batte in tap and go. Esce compatta la difesa del Villorba. Si ritorna sulla chiusa.
un passaggio ad aprire la porta per la meta del casale. Meta di Zanella trasforma Girotto e siamo 22-21. Dopo la partita della settimana scorsa, altro thriller per i ricci del Villorba. Il Villorba riparte con una ricezione da calcio. E poi il 50-22, il 50-22 splendido di Ludovico Banzato che vede la possibilità e boom! Buca all'angolo, colpo di biliardo di Ludovico Banzato. Il Villorba si installa nelle 22 del Casale. Muove Crosato, la carica dei suoi avanti. Nuovamente Crosato veloce sul punto d'incontro, alla ricerca di Banzato. Banzato ha la possibilità di giocare saltando, andando a cercare direttamente la doppietta di Nicolo Basic. Meta del Villorba e altra trasformazione clamorosa di Luca Crosato. Che partita di Crosato! Cariche dritte per dritto del Villorba con Tommaso Nicoli che rompe la linea, riesce a servire un offload per Matteo Pivetta nell'asse, spinge il Villorba, avanzamento verticale, di questo si tratta il rugby. Allora il Villorba che si mette a pochi metri dalla linea di meta e dopo esserti conquistato il diritto in avanzamento puoi aprire la palla al largo. Palla che però viene recuperata dal Casale, che prova addirittura a ripartire, e allora il Villorba si deve impegnare nel chiudere una possibile transizione del Casale. Ci riescono, aggressivissimo il Villorba. Mol e palla addirittura rubata dal solito Luca Crosato. Luca Crosato che pochi minuti dopo mette un piazzato in mezzo ai pali. Il Villorba scappa, 32-21. Questa volta da metà campo e Adam Adrian che se ne incarica altri tre punti con il Villorba on fire. La palla calciata lunga dal Casale, il Villorba può chiudere questa splendida partita 35-21 per il Villorba che è cresciuto tantissimo nel secondo tempo. Vi lasciamo alle interviste di Roberto Foglia con i protagonisti della partita. Ovviamente ragazzi, innanzitutto, allora innanzitutto diciamo, prima domanda, cosa è stato l'elemento chiave della partita secondo voi? Parli tu? Allora secondo me l'unione ha fatto la forza oggi nella partita. Siamo un gruppo molto, molto coeso sia dentro il campo che fuori dal campo. E secondo me questo si può tenere le volte fino alla fine. No? E siamo anche però un gruppo nuovo, comunque ci sta rodando, parla meno sono appena anche arrivato. E secondo me quello che ha fatto anche la differenza e che ci porterà a fare ancora di più la differenza sarà stare nel sistema di gioco, stare nel nostro, nella nostra strategia. E quando ci siamo riaggrappati a quello che ci stiamo a fare, effettivamente dando ritmo, stando nel piano di gioco. E poi come valuti la tua prestazione di oggi? Due mete? Ho fatto due mete, non mi era mai capitato in vita mia di fare due mete in una partita sola e in più contro la mia ex squadra, è stato molto emozionante. Molto emozionante. Insomma, tanti pezzi ne portati avanti. Bravo. È quello che più mi piace fare, e quindi ho tentato di farlo al meglio, quello che mi riesce, visto che non mi lasciano segnare, mi tocca far segnare gli altri. Sempre le ali segnano perché gli avanti dopo tutte le testonate, però da buona seconda linea se non facessi a testonate questo così. Allora una domanda un po' più così divertente, cosa ascolti prima della partita? Hai visto quelle cuffie in spogliatoio? Io la mia canzone preferita prima della partita è Tutte le Girls di Anna Pettinato. Grande. Già fatto tutto l'album se fai due metri in roba. Io solitamente ho una compilation di Rihanna. No, decisamente no, anche perché i miei gusti musicali a quanto pare non piacciono tantissimi. Il nome della canzone non ce l'ho, anche perché probabilmente non potrei neanche dirlo, magari forse in camera, però diciamo che oscillo tra il thrash metal tedesco, quello che solitamente a me dà latte.
partire bene la giornata con la città grigia. Thrash metal tedesco, grande. Bene, ragazzi, complimenti ancora. Grazie mille. Avanti così. Grazie.